che a volte tutto ciò che ci resta è la speranza. Abby, mi dispiace per ieri sera, mi dispiace davvero. Vorrei poterti spiegare tutto, ma non posso, non riuscirei a farti capire. Oh, no, non ti preoccupare, va tutto bene. Non mi sono offesa, non ce n'era motivo. Devi scusare, le maestre di scuola sono molto impressionabili e inclini a... Beh, sono inclini a leggere troppe cose in uno sguardo, una parola, una carezza. Bene, oggi ho una giornata molto impegnativa. Ci sono così tanti preparativi da fare per domani. La parata alle 9, il discorso alle 11, i giochi da mezzogiorno alle 5, il picnic, i fuochi d'artificio e ovviamente i miei bambini. I tuoi bambini? Sì. 27 piccole voci bianche. 14 ragazzi e 13 ragazze che ci canteranno una versione rinnovata di Columbia, la gemma dell'oceano, cantata in 6 tonalità diverse da 27 ragazzini dalla forte personalità. Bene, adesso devo andare alle prove. Ma lascia che ti dica una cosa. Riuscire a far star buoni 27 ragazzi dentro a una scuola in piena estate, alla vigilia del 4 luglio, questa è una vera... Beh, direi che questa è una vera impresa. Chi sei, Poltrisco? E da dove sei arrivato? Non è questa la cosa importante, Abby. Davvero? Va bene, allora lasciamo stare. Se non è una cosa importante, ne consegue che non è stato importante che tu mi abbia baciata. Come va, signor Driscoll? Bene, lei? Male. Ora un po' meglio. Domani è un grande giorno, lo sa? Il concerto del 4 luglio. Sì, non vedo l'ora di ascoltarlo. Sta facendo un buon lavoro con quei ragazzi. La signorina Sloan. Sì, l'ho sentito. Molto carina per essere una maestra. Molto carina. L'avevo notato. Ho notato che l'aveva notato. Ah, cavolo, non ho mai avuto una maestra così quando ero un ragazzino. Le mie maestre erano tutte delle vecchie zitelle acide. È una cittadina strana, vero? Non cambia. Se lei guarda le foto di 50 anni fa, è sempre uguale. Gli stessi palazzi. La nostra scuola, per esempio. Sono 70 anni che l'hanno costruita. E credo che rimarrà così per sempre, a meno che qualcuno non la butti giù. Che cosa ha detto? Parlavo della nostra scuola. Che cosa ha detto esattamente? Ho detto che probabilmente rimarrà là. Ecco cos'era. Ecco cosa cercavo di ricordare. La vostra scuola.